Marcello Sacchetta, senza peli sulla lingua, ha messo in chiaro come stanno le cose con Stefano De Martino su Instagram. La domanda del follower ha richiesto una risposta netta e precisa. Marcello Sacchetta è un direttore creativo, coreografo e conduttore. Nato il 25 agosto 1983 a Napoli, si è avvicinato alla danza fin da quando era piccolo e seguiva con attenzione l'esibizione di Michael Jackson. A 17 anni si è trasferito a Roma e dopo anni di studio ha ottenuto il diploma. Grazie a Maria De Filippi ha raggiunto la notorietà in televisione. Ad Amici si è proposto come concorrente, ma è stato eliminato. Nonostante tutto ha sempre fatto parte del talent show conducendo il daytime con Lorella Boccia su Real Time. Oltre al lavoro ha trovato anche l'amore incontrando la madre del figlio Romeo Maria, la collega Giulia Pauselli. I due fanno coppia fissa dal 2016 e a febbraio 2022 avevano annunciato di attendere il primo figlio. Si dice che Giulia abbia avuto un flirt con Stefano De Martino, amico e collega di Marcello. Essendo un personaggio pubblico, è molto attivo sui social. Non a caso di recente ha messo nelle storie l'opzione "Fammi una domanda" e un utente social gli ha chiesto di come stanno le cose con Stefano. La risposta ha spiazzato tutti. Marcello Sacchetta svela la verità su Stefano De Martino. Qualche fan ha chiesto a Marcello se ci sono in vista dei programmi televisivi e lui ha risposto che sta lavorando a un format in cui crede, speriamo che ci credano anche le reti. Non è facile farsi strada da soli. Ma sono abituato. Poi non ha potuto fare a meno di rispondere a un'altra domanda, ma stavolta inerente alla sfera privata. Stiamo parlando appunto dell'amicizia che lo lega al conduttore dell'attuale edizione di Stasera Tutto è Possibile. Io lo chiamo, ma lui non mi risponde. Ho smesso di chiamarlo. Aspetto che mi chiami lui. Vediamo se siamo ancora amici, vi aggiornerò. Ecco cosa ha risposto alla domanda che un follower gli ha posto in merito al fatto se è ancora amico con Stefano. I fan dei due ballerini sperano che le cose possano sistemarsi tra loro. D'altronde sia ad Amici che in altri contesti televisivi hanno sempre mostrato di essere molto legati. Qualcuno ricorderà quando Marcello è stato invitato a una puntata di Stasera Tutto è Possibile dove hanno regalato tante risate ai telespettatori. La curiosità è tanta, ma per avere delle risposte non resta che attendere.